Circa 600 persone hanno preso parte alla marcia silenziosa per dire sì alla legalità e no alla mafia, sfilando per le vie del centro storico di Pesaro con in mano una candela bianca. Il corteo è partito simbolicamente da via Bovio, in prossimità del garage dove poco meno di 2 mesi fa venne ucciso Marcello Bruzzese, fratello del collaboratore di giustizia. Ci siamo sentiti in dovere di dare un segno forte, una risposta forte a un'aggressione mafiosa di Natale. E l'omicidio non ha, diciamo, sconvolto e colpito solo le famiglie, ha anche colpito la città e i pesaresi. Un percorso che ha unito tante persone, ringraziamo la città per questa risposta, sotto un cartello che non potrà mai dividersi, ovvero il sì alla legalità e la lotta contro tutte le violenze mafiose. Tra i tanti pesaresi presenti anche la famiglia Bruzzese al completo, il primo cittadino, che hanno preso parte a una lunga marcia terminata davanti al Tribunale di Pesaro, il luogo simbolo della legalità. È stata importante questa iniziativa perché ci consente di guardare avanti al futuro con fiducia, soprattutto nei giovani, che porteranno avanti i valori della legalità. Non si può vivere in maniera dignitosa se non attraverso i valori della legalità. Questo è l'insegnamento più grande che viene da questa manifestazione e credo che la bella partecipazione che c'è stata dimostra che Pesaro non solo ha avuto storicamente gli anticorpi, ma ha tuttora gli anticorpi per espellere qualsiasi tipo di infiltrazione.